Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come deve essere. Comincia così I Malavoglia, il romanzo più celebre dell'autore siciliano Giovanni Verga. Malavoglia è il soprannome dei Toscano, una famiglia di pescatori che vive nel borgo marinaro di Aci Trezza, nei pressi di Catania, negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia. I Malavoglia possiedono una barca, la Provvidenza, e una dimora in cui abitano da generazioni, la Casa del Nespolo. Nel corso del romanzo, una serie di avversità disgrega il nucleo familiare, formato dal nonno, il vecchio patriarca Padron Toni, dal figlio Bastianazzo, dalla nuora Maruzza e da cinque nipoti. Solo uno di questi, Alessi, alla fine riuscirà a risollevarsi dalle sciagure e a trasmettere i valori tradizionali ai propri figli. L'opera presenta infatti lo scontro tra i valori arcaici, onestà, spirito di sacrificio, senso della famiglia, incarnati dagli sventurati Malavoglia, e l'ideologia incentrata sull'interesse e sul tornaconto individuale, rappresentata invece dal coro dei compaesani. Verga pubblica I Malavoglia nel 1881, dopo aver aderito al verismo, la corrente letteraria che si proponeva di dare una cruda rappresentazione della realtà. L'opera nasce come primo volume di un ciclo di cinque romanzi, chiamato Il ciclo dei vinti, in cui lo scrittore sceglie come tema comune l'ambizione sociale e la lotta per la sopravvivenza. La tesi dell'autore siciliano è che l'ambizione al benessere e al progresso sia preclusa alle fasce più deboli. Quando una famiglia di una classe disagiata, come i Malavoglia, prova a emanciparsi e a elevarsi economicamente e socialmente, è destinata alla sconfitta per opera dello stesso contesto storico. Il pessimismo antiprogressista di Verga sfocia infine nella rassegnazione e nella consapevolezza dell'impossibilità di modificare la società e la storia.